Frank Kessy. La prendo anche un po' sul ridere, dai, la prendo anche un po' sul ridere. In realtà Kessy è 3 anni più giovane di Lukaku, perché questi sono un po' i due nomi principali, Kessy e Lukaku per il momento. Sono stati entrambi giocatori importanti in Serie A per delle squadre di Milano, due squadre di Milano opposte per storia e tradizione che sono Inter e Milan. Due giocatori che per un motivo o per un altro avevano comunque giurato amore eterno al Milan, e all'Inter, alle proprie squadre, e poi svolazzati via. Mi ricorda un po' quando Cerci dal Torino andò all'Atletico Madrid e la compagna disse: andiamo nel calcio che conta. Tante volte ci sono giocatori che trovano la propria dimensione forse nel calcio che non conta, o che conta un pochino di meno, come la Serie A, o incastri come gli allenatori, perché a me non toglierà mai nessuno dalla testa che Romelu Lukaku, nei 3 anni che ha fatto all'Inter, sia stato così determinante, così dominante, soprattutto grazie ad Antonio Conte, che è un po' quello che fa Gasperini con i suoi giocatori, no? Crea dei veri e propri talenti anche con quello che di solito non c'è nei calciatori, o riesce a tirare fuori il meglio di loro. Poi Conte, lo sappiamo, 2 o 3 anni, poi la magia, l'incantesimo si rompe. Però Lukaku sotto Conte è stato veramente una bestia allucinante, tanto che io all'epoca nello scambio con Dybala ero contrario, io non avrei scambiato Dybala con Lukaku, ci sono i video su YouTube che lo testimoniano. Però devo dire la verità, a un certo punto, dopo i 2 anni di Lukaku all'Inter, ho detto: ragazzi, allora io mi ero sbagliato, Lukaku per Dybala andava fatto, se Lukaku è questo giocatore qui mi sono sbagliato, anche perché l'idea originale di Paratici era fare Lukaku con ai lati Ronaldo e Chiesa. Nell'anno di Sarri sarebbe stato un tridente di un certo tipo. Poi abbiamo capito che in realtà Lukaku, dopo l'anno al Chelsea disastroso e dopo quest'anno all'Inter normale, che probabilmente sui ultimi 4 anni di Lukaku, 2 fatti ottimamente con Conte e 2 fatti male e malino con altri allenatori, probabilmente allora c'è anche tanto la mano dell'allenatore che riesce a creare quel sistema di gioco ottimale. Quindi nessuno me lo toglierà mai dalla testa. Però alcuni giocatori appunto si trovano meglio in queste competizioni. Quando l'anno scorso Kessy va al Barcellona, ragazzi, io l'anno scorso quando Kessy va al Barcellona dico: va al Barcellona? Ma abbiamo capito che tipo di gioco è in mente Xavi? Che tipo di gioco è in mente il Barcellona e che tipo di gioco fa Kessy? Giochi diversi, non che Kessy sia uno scarpone tecnicamente scarso, non è così, è anche stato un ottimo rigorista in Serie A, per dire, un giocatore che da quantità è un po' meno qualità, ma te la dà. Da qui a giocare nel Barcellona di Xavi, insomma, ce ne passa. Infatti l'anno scorso ha fatto una brutta annata, anzi voglio anche cercare di vedere un attimino quali sono stati i minuti giocati da Kessy in questa stagione con la maglia del Barcellona, però secondo me sono stati veramente pochi, e infatti è uno dei nomi in uscita chiacchierati sul mercato. Giocato 28 presenze in Liga, giocato 6 presenze in Champions, 5 in Coppa del Re, 2 in Europa League, 2 in Supercoppa, per un totale di 43 presenze, 3 gol, 3 assist, però soltanto 1797 minuti. Giocato veramente poco, 1800 minuti. Quindi, insomma, sì, è un giocatore che non è partito titolare, è un giocatore che non è ovviamente incedibile per il Barcellona, ed è un giocatore che in Serie A trova magari la sua dimensione. Trova magari la sua dimensione. È un giocatore che prenderei che sì? Beh, no, nel senso, non è una delle priorità che metto in ballo. Cioè, se devo iniziare a scorrere i centrocampisti, non è che sì il primo nome che viene in mente. Poi non significa che non lo prenderei, però se devo dirvi questo è che sì, non è tra i primi 10 che mi vengono in mente, magari, che ne so. È un giocatore utile che sì per quella che potrebbe essere l'Inter l'anno prossimo? A questo punto sì. A questo punto sì. E vi spiego anche il ragionamento alla base di questa cosa. E per farlo voglio mettere nel discorso Giuntoli. Voglio veramente inserire nel discorso Giuntoli. Perché ieri vi dicevo: ma se Giuntoli fa Lukaku, allora forse io di Giuntoli non ci ho capito niente, o forse Giuntoli non è così davvero. Però dall'altra parte io ragiono su questo binario. Giuntoli arriva alla Juve. La Juve ha già iniziato a lavorare in un certo modo. Ha già confermato Massimiliano Allegri in panchina. Magari Giuntoli nemmeno vuole Allegri,
magari Giuntoli questa linea di mercato non la voleva nemmeno fare. Però hanno già iniziato, ha rinnovato Rabiot, ha riscattato Milik, hanno preso Weah, stanno lavorando su alcuni nomi, tra cui magari Kessié, tra cui magari Lukaku, perché ora tutti bravi adesso, no? Però dicono che i contatti tra Juve e Lukaku vanno avanti da mesi, no? Fino a poche ore fa erano sempre solo suggestioni che tornavano fuori, bla bla bla, però a quanto pare vanno avanti da mesi. A me fanno sempre ridere questi retroscena, sono sempre simpatici, però va bene. Però Giuntoli si ritrova in questa dimensione con la Juve che lavora in questo modo e dice Allegri: io voglio un nome a centrocampo che, voglio un attaccante che. Cosa vi ricorda? Torniamo indietro di un anno, 365 giorni. Io voglio Pogba, io voglio Paredes, io voglio Di Maria. Cioè l'approccio è il medesimo di un anno fa, identico, uguale, non è cambiato niente. Poi, se devo paragonare Lukaku e Di Maria, devo paragonare Paredes e Kessié o Pogba e Kessié, con Paredes si avvicina di più, con Pogba di meno, però Pogba non gioca, Di Maria e Lukaku c'è un oceano, quindi stiamo parlando comunque dal punto di vista tecnico di numeri dimensionati rispetto all'anno scorso. Poi non sei nemmeno in Champions e quindi d'accordo, però sono investimenti che vanno nella direzione opposta rispetto a quella che doveva essere quella della Juve e quella che tutti si immaginavano potesse portare Giuntoli. Però ripeto, Giuntoli arriva in un momento in cui la Juve ha già iniziato, allora tanto vale che Giuntoli, tanto vale, è pagato per questo, è stato preso per questo, dovrà cercare di portare a creare una squadra adatta all'allenatore che è in panchina. E Massimiliano Allegri ha fatto queste richieste e quindi Giuntoli l'esaudisce, perché entrambi lavorano per la Juventus e se Allegri di fare queste richieste Giuntoli lo accontenta. È colpa di Giuntoli? Probabilmente no, o almeno nella mia testa comunque uno come Giuntoli, che è il capo dell'area sport e quindi sta sopra anche all'allenatore, dovrebbe dire: questo non è il progetto della Juventus e quindi questi acquisti non li facciamo. Però mi viene da dire che la Juventus, confermando Allegri, sia andata dritta avanti rispetto a quelle che erano le idee dell'anno scorso e dell'anno prima ancora, perché sono le stesse cose, sono fatte con lo stampino, sono ricalchi. Poi adesso diciamocela proprio tutta, perché adesso a me fa un po' ridere, che tutti gli anni da quando è tornato Allegri la Juventus faccia un centrocampista e un attaccante. Arriva Allegri subito, la Juventus fa Locatelli e Caiorghe, però consideriamo Ken piuttosto che Caiorghe perché va via Ronaldo, e quindi Locatelli e Ronaldo. Dopo sei mesi fa Vlahovic e Zaccaria. Dopo sei mesi fa Pogba e Paredes e Di Maria. Dopo altri sei mesi fa Lukaku e Kessié. Cioè, a me sembra davvero di capire che queste siano richieste dell'allenatore che continua a dirti: oh, a me serve un attaccante, oh, a me serve un centrocampista. E quelli che li prendono: questo non va bene, no, che no, no, Locatelli no, no, Zaccaria no, lo vendiamo, no, Vlahovic no, lo vendiamo, Di Maria, Paredes no, non mi sono piaciuti, via, Pogba lo teniamo perché prima non ha giocato, allora Lukaku che sì. Però, ragazzi, intendiamoci, ma è questo il modo di fare mercato? No, non lo è, non lo è, non lo è assolutamente. E quindi secondo me questo è un comportamento da condannare con forza e con ferocia. Ed è anche uno dei motivi che mi avevano portato a dire: ora ragazzi, ma come si fa a continuare con Allegri in panchina? Ma come si fa? Come si fa a continuare con Allegri in panchina dopo due anni così come sono stati e dopo tante richieste di mercato che hanno portato veramente a dei risultati che non possono essere accettabili e vanno anche a ridimensionare la programmazione stessa della Juventus, perché poi ci sono stati dei sacrificati nel mezzo. Sono stati dei sacrificati d'eccellenza nel mezzo. Però va bene, non rinnovo di Dybala, De Ligt che va al Bayern Monaco, magari adesso Vlahovic che parte, chissà se Chiesa, non lo so, forse Bremer, non ho idea, però sono tutti giocatori che, cavolo, io li avrei tenuti molto volentieri alla Juventus. Poi alcuni devono essere ceduti come magari De Ligt per ragioni di mercato, però a me pare di capire che Vlahovic e Chiesa nel caso saranno ragioni tecniche. Queste cose non mi piacciono, devo dire la verità, non mi fanno piacere, non mi fanno piacere per niente. Banalmente, perché poi bisogna parlarsi chiaramente, questo è il ragionamento che andava bene fatto un anno fa, quando l'anno scorso che si è preso Pogba e Di Maria, e io vi dicevo: d'accordo, sono dei colpi parametro zero, però che due giocatori sono Pogba e Di Maria? Sono due giocatori che a livello internazionale sono delle vere e proprie star,
e potranno dare una mano ad alzare il tasso tecnico della Juve. Col senno di poi vi dico, che la mia previsione purtroppo è stata errata, però quello era il mercato che voleva Allegri, era giusto dare all'allenatore il mercato che voleva, perché dopo un anno solo di fallimento ci stava a dargli una nuova possibilità. L'anno successivo, ragazzi, è stato uguale a quello precedente, cioè il secondo anno è stato uguale al primo. A livello meritocratico Allegri non meritava la terza possibilità, e quindi nella mia testa, di questo sono ancora convinto, non ci sta a fare un altro mercato sull'esigenza dell'allenatore, con la società che è stata lì lì mille volte per cambiarlo. E dato che non si è convinti, non si è veramente convinti di questa cosa qui, dell'allenatore, del nome che c'è in panchina, dare a smontare una squadra che ha delle caratteristiche importanti e che ha dei giocatori importanti e anche che in prospettiva possano far bene, non mi sembra logico. Traduco: vendo Vlahovic oggi per dar Lukaku ad Allegri perché secondo lui è la richiesta giusta, l'anno prossimo mando via Allegri, io ho altri 2-3 anni di Lukaku a bilancio, che ha più di 30 anni, lui guadagna 7-8 milioni di euro all'anno, e magari l'allenatore che verrà dopo, che è l'unico che potrebbe venire a questo punto, è Conte, contento di questa roba qui, magari ti dice: io Lukaku non me ne faccio niente. Allora che cosa facciamo? Lo mettiamo sul mercato, chi lo compra? Aspettiamo che dall'Arabia arrivi uno, ci mettiamo a pregare così: ti prego, vieni a prendermi Lukaku. Cioè, sono queste cose che mi fanno dire: ma cosa stiamo facendo? Poi il nome di Kessié, ripeto, il nome che, dico la verità, a livello di composizione del centrocampo, per quella che è l'idea di Allegri, che Kessié davanti alla difesa, Rabiot da una parte, Fagioli dall'altra, che si fa esattamente quello che viene richiesto a Locatelli negli ultimi 2 anni, fa della legna e poca impostazione bassa, perché gli verrà chiesto di fare poca impostazione bassa, va benissimo, potrebbe benissimo, però ripeto, è uno dei 10 nomi che andrei a prendere? No, perché sono dell'idea che lì ci voglia altro. Poi, per quello che sarà il calcio di Allegri, Szczęsny, Danilo, Bremer, Regatti, Kostic e Weah, che sì, Rabiot, Fagioli, Lukaku e Milik, 3-5-2 allegriano puro, ci stanno bene tutti, perfetto. Però questo è il ragionamento che andava fatto l'anno scorso, con della fiducia ancora rimanente, residua nell'allenatore, cosa che io non ho più, ma a quanto pare nella Juventus, nonostante la volontà di cambiare, c'è ancora. E non, a quanto pare anche lo stesso Giuntoli, che sembrava dovesse cambiare tutte le carte in tavola, è dovuto allinearsi a questa filosofia. Perché? Perché erano già partiti con quella linea, e Giuntoli cosa fa? Arriva e dice: no, cambiamo tutto in corsa? Si cambierà tutto probabilmente quando si cambierà allenatore. E questa è l'unica riflessione che secondo me si può fare.